Segnali positivi per l'export umbro nei primi tre mesi dell'anno con un aumento globale pari al 9,7%, uno dei migliori dati a livello nazionale. La testa di serie dei prodotti esportati è l'olio umbro, che fa registrare un più 19,7%, mentre si mantiene positivo il trend di maglieria e abbigliamento di Perugia, che ferma l'indice al più 7%. Bene anche il mercato del mobile dell'Alta Valle del Tevere, che in controtendenza rispetto al dato italiano ha tenuto, marcando anche un lieve aumento pari al 2%. I buoni risultati raggiunti dai punti percentuali si sono tradotti ovviamente in volume di affari. Secondo le prime stime, i nuovi livelli toccati dai tre distretti umbri sono ai massimi storici, con un tetto di esportazioni pari ad oltre 132 milioni di euro. I dati sopra elencati sono la testimonianza del buon lavoro svolto dagli operatori di settore che, nonostante la crisi, riescono a tirare avanti investendo in promozione e risorse umane. Le brutte notizie purtroppo arrivano dall'Alta Valle del Tevere e dalla maglieria e abbigliamento di Perugia. Infatti, qui la cassa integrazione guadagni straordinaria ha subito una lieve impennata, forse a testimonianza della fragilità del mercato endoregionale, al contrario di quello dell'export attualmente in crescita.